Siamo con Bartolino, tecnico della Pergoletese. Mister, quanto risultato utile consecutivo? Ultimamente si vince fuori, in casa, nonostante la prestazione non si riesce ad ottenere i tre punti. Oggi, dopo un'ora dove avete faticato a macinare gioco, ultimi 20-25 minuti, bene bene, ma il gol è arrivato. Io dico sempre che sono episodi, no? Nel bene e nel male, quando vai fuori casa e quando giochi in casa. Oggi abbiamo fatto, secondo me, una grandissima prestazione, perché se andiamo a vedere gli episodi, oggi abbiamo da recriminare parecchio. C'erano un paio di rigori, soprattutto uno al 90esimo su Kevin, ma anche quello del primo tempo, incredibili, abbiamo preso due traverse. C'era un'espulsione netta a 25 minuti dalla fine e non ce l'hanno data. Abbiamo dovuto cercare di abbattere il muro del Mantova, perché un 4-5-1 fatto come lo facevano loro oggi non era facile, da trovarli in bucata, da trovare la giocata giusta. Bisognava farli correre e la resistenza fisica gli ha permesso di fare un buon primo tempo a loro di contenimento, perché oggi tiri in porta del Mantova penso che siano stati 0, no? E oggi abbiamo fatto tutto noi. La mia impressione è che potevate avere maggiori difficoltà nella ripresa col vento contrario, invece avete avuto le palle e gol migliori. Sì. Abbiamo creato tanto, siamo stati bravi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo trovato le imbucate giuste al momento giusto, abbiamo trovato la palla giusta. Peccato perché, ripeto, si può lavorare quanto vuole, si può fare tutti i sacrifici che vogliamo, ma alla fine che determina il risultato non sono solo i calciatori. Oggi è stato al 90esimo, l'ho rivisto prima, i rigori su Varas, c'è anche l'arbitro che è in una posizione molto sbagliata, guarda Artioli che fa l'assist e non ha la visuale di tutto il gioco. Se l'avesse visto sicuramente avrebbe fischiato, perché il ragazzo gli sta tolto una scarpa mentre corre, è in vantaggio sull'uomo. Il 90esimo è una partita così importante, bisogna fischiarle certe cose. Difesa nuova oggi, inedita, sì. Si è comportata molto bene, ha concesso poco agli avversari. Molto bene, sono contento per Matteo Lucenti che ha fatto una grande partita, come Tonoli Piccinini che avevano già giocato insieme, sia con San Giuliano che a Padova. Sono ragazzi bravi, molto attenti, danno fisicità, velocità, intelligenza tattica, nonostante la giovane età sono già maturi per fare campionati importanti. Ti ha dato un po' forse l'ingresso di Abiuso, magari serviva il giocatore in mezzo all'area un po' di più, anche perché alla fine hanno dialogato poco i nostri attaccanti. Sì, anche sì. Se lui ha fatto sempre 1000 chilometri, ma lui tra sempre il calcio è un gioco individuale alla fine. Sì, nonostante questo abbiamo dovuto dosare l'energia di Fabio, perché non si è mai allenato tutta la settimana. Per la febbre, ha avuto la febbre, vomiti tutta la settimana, è rientrato sabato mattina con la squadra e era un po' debole, e quindi abbiamo dovuto tenerlo lì, abbiamo preferito che facesse un quarto d'ora fatto bene, dove ha fatto due o tre cose interessanti, dove ha preso la palla di testa, dove ha protetto bene la palla. Fabio è un giocatore che con le sue caratteristiche non ce l'abbiamo, però in quel momento metterlo dentro per poi andare in affanno, o che non ci dava la solita mano che ci dava nella fase difensiva, in quella offensiva, averlo in una via di mezzo, abbiamo preferito dargli 10 minuti in meno, ma che li facesse di qualità. È stata una partita equilibrata, pur giocando sempre voi, loro vi hanno fatto giocare, ha fatto una partita alla Nereo Rocco oggi, perché si sono messi tutti dietro, sperando nel vostro errore, invece siete stati bravi a non concedere niente. Cioè, sì. Due colpi di testa, due calci d'angolo, però lì ci sta, perché erano tutti quattro dita più alti di noi. Sì. Siamo stati veramente bravi nelle marcature preventive, perché, ripeto, vedere Guccione messa a due attaccanti fare i terzini è un po' così. Noi abbiamo cercato, come ho detto prima, di girare palla, di farli uscire per poi ripartire, per poi trovarle imbucate, che nel primo tempo qualcosina abbiamo fatto, l'avevamo provato in settimana, i ragazzi sono stati molto bravi. Poi sai, farlo durante la settimana e farlo la domenica a 2000 all'ora non è sempre facile o che ti viene,
Però io, ragazzi, mi sento di rimproverare niente, anzi faccio complimenti, perché hanno fatto una grande partita di sacrificio, di corsa. Hanno fatto tutto loro. Cioè, io ripeto, del Mantova oggi mi ricordo solamente questo 4-5-1 messo in campo e mi ricordo veramente poco. Cioè, un tiro, un fraseggio, quello che invece noi abbiamo fatto, abbiamo creato, abbiamo giocato, abbiamo fatto veramente bene. Mancano ancora le due vittorie consecutive, però quattro risultati utili vuol dire che cominciate già a avere una certa continuità. Insomma. Sì, ma i ragazzi su questo sono migliorati, ma è già da un po' che diciamo che abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico di comportamento e di uscite nella fase difensiva. Stanno lavorando come dei pazzi, perché vi posso garantire che lavorano veramente tanto. I risultati ci danno morale per lavorare bene in settimana. Siamo un po' dispiaciuti, ripeto, perché come dicevo prima con il nostro detto stampa, puoi lavorare bene, puoi studiare tutto quello che vuoi, puoi fare tutto quello che ti pare. Ma ripeto, la cosa che dispiace di più è che non determiniamo solo noi il risultato. E oggi forse è stato più determinante oggi che quello con la Juve. Oggi è stato più determinante di quello con la Juve. Sì, oggi è andato molto male, anche a livello di cartellini. Primo tempo ha lasciato correre tanto. Andava espulso prima il terzino sinistro, sì, sinistro, andava espulso prima. Sì. Poi dopo, nell'ultima azione, al 23esimo del secondo tempo, quando l'ha puntato e fatto fallo da dietro, che va verso l'area, devi dare il secondo giallo. Cioè, non è che fischi un fallo normale, è il secondo giallo. Perché se capitava noi, il secondo giallo ce lo dava. Poi tu dicevi del rigore. A mio modo di vedere, poteva anche starci non quello dove ha simulato Mazzarani, ma appena prima. Sì, sì. Uomo dietro, tac. Ma c'erano due rigori, anche nel primo tempo, se voi andate a vedere, c'era un'occasione di Kevin che l'uomo gli ha fatto un fallo da rigore nettissimo. Però purtroppo in questo momento sta andando così, noi gli ho detto prima, dobbiamo continuare a lavorare, perché stiamo lavorando bene, stiamo facendo le cose fatte bene. Sappiamo che fino all'ultima giornata saremo lì, bisogna essere bravi e rimanerci.